Come dicono alcuni, Papa Francesco è una splendida operazione di marketing. Può essere un'operazione di marketing. Io credo che davvero invece Papa Francesco è un piccolo miracolo che lo Spirito ha dato alla Chiesa e al mondo. Nessuno si avrebbe mai aspettato, dopo un papato voitigliano e ratzingeriano, un papa come Papa Francesco, cioè piombato. È chiaro che può diventare un'operazione di marketing, ma toccherà a lui soprattutto far passare i discorsi che sta facendo, farli passare in strutture a livello di Chiesa prima di tutto. Io penso che in questo momento quello che il Papa dovrà fare è dovrà fare una riforma della Curia Romana, delle strutture centrali del cattolicesimo occidentale, del cattolicesimo mondiale, occidentale ma anche mondiale. Deve fare davvero, se non avviene questo, è chiaro che il Papa rischia, una volta che viene su un altro Papa, che è un bel vento fresco che abbiamo sentito, e il vento girerà dall'altra parte. Cosa intendo per riforma? Intendo prima di tutto che quello che lui sta facendo, il lavoro collegiale, cioè lui sta insistendo che la Chiesa è davvero ha un'esperienza collegiale in cui tutti convergono, tutti, e alla fine qualcuno poi tira le conclusioni, ma è importante, per cui diventa fondamentale oggi che il Sinodo dei Vescovi diventi non più consultivo ma esecutivo insieme col Papa, e potrebbe il Papa affidare al Sinodo dei Vescovi per esempio la riforma delle strutture centrali. Il Papa non la può fare la riforma, nessun Papa nella storia ha mai fatto la riforma delle strutture, dovrà farla lui, ma questo diventa oggi fondamentale. Se lui parla di una Chiesa povera, non ci può essere una Chiesa povera con una struttura centrale così ricca come abbiamo, cioè deve diventare strutturale il cambiamento, se no rischia davvero di diventare un'operazione di marketing. Io ritengo che è un momento grande questo, importante per la Chiesa ma anche per il mondo. Il discorso di una Chiesa povera che cammina con i poveri in questo momento drammatico della storia umana diventa davvero un ritornare all'originalità, direi, di quel povero Gesù di Nazareth, quando è incominciato in quella Galilea dei disperati ad annunciare buona novella ai poveri. È un altro mondo che deve nascere, un mondo di cui la Chiesa prima di tutto deve dare un esempio. Se lei non dà un esempio, è inutile che ce l'aspettiamo dagli stati o dalle società che non hanno voglia, ma se le Chiese diventano una testimonianza di che un altro mondo è possibile, ed ecco allora l'importanza della riforma strutturale della Chiesa, allora davvero è possibile che davvero questo papato segnerà qualcosa di estremamente significativo nel cristianesimo. E noi come cittadini come possiamo fare per riprenderci in mano il paese? Il problema, viviamo in Italia un momento difficilissimo, e non solo l'Italia, parlo dell'Europa e parlo del mondo. Dobbiamo prima di tutto renderci conto che viviamo dentro un sistema, non è soltanto un problema italiano, è un problema mondiale oggi, planetario. Viviamo dentro un sistema che per me, questo è il mio giudizio, io dico che è un sistema di morte, perché ammazza per fame, 50 milioni all'anno, impoverisce sempre più gente, ammazza per guerre, una più terribile dell'altra, ammazza il pianeta, meglio. Il pianeta non lo ammazzerà, ma il pianeta non sopporterà più la presenza di Homo sapiens, la crisi ecologica che è in atto. Cioè qui siamo davanti a un sistema che ci sta portando alla morte. L'importante adesso che cos'è? Aiutare la gente, cominciando da noi qui in Italia, a capire che con questo sistema andremo a finire male, punto a parte, ci porterà alla morte. Per cui ecco l'importanza allora di incominciare a coscientizzare, a informare, coscientizzare la gente, partendo da piccole realtà, e qui dobbiamo incominciare a fare quello che hanno fatto i Sam Terras, metterci insieme al di là di ideologie, al di là di fedi, al di là di... Nei Sam Terras per esempio ci sono vescovi che aderiscono, ci sono atei, ci sono credenti, come ci sono, non so, gente di che si mettono insieme
con una profonda mistica, per mistica intendo una visione di un mondo altro. Ecco, in Italia noi abbiamo una realtà di base, direi, molto ricca. C'è una realtà molto bella di piccoli gruppi che lavorano. La cosa tragica in questo paese che sto vivendo anche sulla mia pelle è che non riusciamo a metterci insieme. Ognuno va per i cavoli propri. Penso che noi trasformeremo questo paese e il mondo se incominceremo a capire che dobbiamo lentamente tutta questa realtà di base formare un unico grande movimento. Che io definisco un soggetto politico, non partitico, è politico, perché oggi i grandi temi sono i grandi temi politici ed è la gente, la speranza ormai dall'alto non ci verrà più nessuna soluzione, è finita. Cioè l'alto è prigioniero, i governi, gli stati, sono prigionieri di o sistema, come io lo chiamiamo a Napoli, che non è solo la Camorra, è tutto questo sistema. Allora diventa importante cominciare a capire che se non c'è speranza dall'alto, l'unica speranza può venire dal basso. E di nuovo ritorno a quelle parole l'altro giorno di Papa Francesco, sono state molto forti, quando ha detto alle organizzazioni popolari che sono ritrovate in Vaticano dal 28 al 30 ottobre, ha detto loro: voi poveri state dimostrando una cosa, che non state semplicemente subendo l'ingiustizia, ma lottando contro l'ingiustizia. E ha detto loro: bravi, perché voi state davvero non aspettando più assistenzialismo, ONG, gente che viene, ma vi siete messi insieme per ottenere i vostri diritti fondamentali. Penso che questa è la logica ormai che ci deve animare, metterci insieme per radicalmente rimettere in discussione un sistema di morte. Però noi, mentre facciamo questo dal basso, dobbiamo incominciare a capire che dobbiamo anche crearlo, quel mondo altro, dentro le nostre organizzazioni. Non è soltanto il discorso del futuro. È oggi, e ci sono tantissime realtà belle che stanno nascendo in questo paese. L'importante è metterci insieme in chiave nazionale, in chiave europea, in chiave mondiale. Ormai con internet, con il web, ci si può connettere con tutti. Qui la forza davvero e la speranza nasce dal basso.